e da Tome ancora lì, sì, da capire un pochettino giorno dopo giorno, visto che più che altro è un discorso di dolore. Coach, nell'ultimo periodo e nell'overtime la sfera non è che viaggi da dove è. Gordic, Tag, Gordic, cioè si è vista come una carenza di destra e di destra. Ma io non sono d'accordo, abbiamo giocato secondo me bene, palla dentro, sicuramente alla fine l'abbiamo data, meno che alla fine, questo è vero, però è anche vero che insomma tra Gordic e Tucker siamo arrivati lì in fondo, loro avevano gli esterni carichi di falli, volevamo chiaramente costringerli magari a lavorare di più sugli esterni e costringerlo al fallo. Ce l'abbiamo fatto in parte con Lowers, alla fine con Dean, ma sì, è anche vero che l'inerzia dei nostri esterni poi fino alla fine c'era. Qualcuno, comunque nel terzo periodo quando Roma è andata su, i 7 punti, si è messo a difendere, quindi Bellino è politico centrali, ha messo in grossa crisi. Sì, ci ha messo in grossa crisi, abbiamo provato un po' anche con la zona, è andata discretamente. Loro mettono in crisi tutti con questi, come non so con Collins, no, ma perché stanno andando molto bene, hanno questi due playmaker, soprattutto Green, che è chiaramente inarrestabile.